Mettetele quella alla sua branda. E lì c'è il buiolo. Dunque, a che punto eravamo rimasti? Tu che vuoi? Sentire anch'io. Sì, per fare la spia. La spia! Fermi! Siete impazziti. Ha ragione lui. Spia è una parola che non si deve dire qua dentro. Ma lui questo faceva. Spiava. Sì, sì, torna al tuo posto ora. Senti. Vieni qua. Dai. Perché sei in carcere? Ero di guardia, un sergente che mi voleva fottere per provocarmi non disse la parola d'ordine. E allora io ho sparato. Alla testa? Ma no, a una mano. Poi lui in tribunale ha imbrogliato le carte e gli hanno dato ragione. Se lo ammazzavi, ti levavi un testimone a carico. E avevi 15 giorni di licenza premio, guarda un po'. Nel pieno rispetto del regolamento. Per me è meglio così. Chi lo sa. Non bisogna mai fare le cose a metà. Che scuola hai fatto? Quella dei campi. Io 8 anni fa, quando sono venuto qui, ero proprio come te. Perché non le fai fruttare, queste tue prigioni? Vedi, noi cerchiamo di istruirci, di capire di più. Discutiamo. Ah, a me le chiacchiere non mi sono mai piaciute. I libri... I libri? Quelli mi interessano. Ecco. Leggi questo. Potrebbe chiudersi senza rivolgere. Hai letto il libro? Sì. Che ne pensi? Non sono d'accordo. Non sarei mica d'accordo con qui. Però lì mi fa schifo. E allora? La continuità. Io sono cattolico. La santità della patria. La parola è questa. Ecco, vede, a questo punto bisogna ricoverarlo. Lo faccio portare in infermeria, ci pensiamo noi. Signor Maggiore, da un mese che va avanti questa storia. Se lei non lo fa ricoverare immediatamente in sanatorio, o è un imbecille o un assassino. Ti potrei mandare sotto processo per questo. E va bene. Ma preferisco fingere di non aver sentito. Dottore, adesso basta. Ha ragione lui. Lo faccia trasferire immediatamente in sanatorio. Era una cosa che avevo già deciso. Avanti. Hai fatto bene a chiamare il prete.
Hai visto che la carità cristiana serve a qualcosa? Certo, qua dentro bisogna sfruttare tutte le possibilità. Solo che tu certe cose non le vuoi capire. Ma come, lo so benissimo che quello è un buon prete. Ce ne sono tanti. Ne conosco qualcuno anch'io. Ma la carità cristiana mica ci libera dal fascismo. La lotta ci vuole. E chi lotta oggi, dentro e fuori, siamo noi. E quelli che stanno con noi. Quel libro che hai letto, quello ci ha insegnato. E tanti altri libri. Sì, ma anche noi siamo contro. Ci hanno sciolti i sindacati bianchi, tutte le associazioni. Ma poi è venuto il concordato e hanno messo tutto a posto. Me ne dicono i gagliardetti. C'è l'uomo della provvidenza. E così il fascismo si è rafforzato. Hai mai pensato cos'è il fascismo? Beh, sì, lo vedo cos'è. Ah, mica tanto. Tira via le camicie nere, le teste da morto, i menefrego, i cortei, quella roba che non conta. Ma pensa a chi fa comodo, invece. A voi altri contadini, agli operai, alla povera gente. E la Chiesa oggi, da che parte sta? Ricordati, non bisogna mai dargli tregua, non fermarsi mai, fargli sempre sentire il peso della nostra presenza, con il lavoro, con la parola, con le armi se necessario.